Il nostro campionato fino adesso dice che non abbiamo mai comunque rischiato, non abbiamo mai avuto momenti dove magari la classifica potesse essere abbastanza preoccupante, però allo stesso tempo si intravede la possibilità e la percezione di poter fare qualcosa in più. Se abbiamo questi punti è perché quelli sono quelli che meritiamo. È giusto finire in un modo che dia anche voglia, entusiasmo e altre emozioni anche, perché comunque è anche giusto considerare questo in virtù della prossima stagione. Mi diverto, mi piace venire al campo tutti i giorni, lo faccio con tutto il buon umore possibile, soprattutto perché alla mia età deve essere così. Divertirsi non significa venire al campo, cazzeggiare oppure affrontare tutto con il sorriso. Certo il buon umore aiuta, l'entusiasmo aiuta, ma divertirsi significa avere l'approccio di fare le cose per bene e andare via di qua con la sensazione di aver fatto un buon lavoro tutti i giorni. Credo che alla mia età sia ancora presto per cominciare a sentirmi vecchio perché il mio ruolo me lo impone di stare bene, credo che il portiere debba essere sempre un atleta molto forte. Nel momento in cui mi sentirò meno forte, comincerò a pensare ad altro. Sono formato e so che quando ho dei momenti difficili oppure particolari, so dove andare a parare, nel senso cosa andare a ricercare. E ci vuole tanta autocritica, ci vuole anche l'umiltà di dire qua ho sbagliato, qua potevo fare meglio. E questo devo dire che mi aiuta anche il mio preparatore a confrontarmi anche con i miei due colleghi, tre colleghi che ho. Non vado ad analizzare l'errore in sé, vado a vedere prima cosa ho fatto, la reazione che ho avuto dopo quell'errore. E come dopo ho continuato a fare la partita, perché devo finire la partita, devo anche finire il resto del campionato, è tutto quello che deve fare un professionista. Ho un altro anno di contratto, sinceramente non posso pensare di essere da un'altra parte, avendo un contratto in essere, non potrei avere un altro pensiero. Mi vedo qua l'anno prossimo, se poi mi diranno Antonio, noi non ti vediamo da un'altra parte. Tu direi ditemi dove, io decido io. Mi Ascolta, no, diranno dove io andrò. esatto.